Buonasera a tutti, iniziamo questo seminario. Io sono l'ingegner Maschio, come sapete, sono un vecchio ingegnere di produzione. Adesso cominciamo con alcune comunicazioni di servizio. E se la linea, ve la leggo, se la linea internet non è sufficientemente veloce, potete bloccare il video e seguire in modalità audio. Un secondo avviso è se per qualsiasi motivo uscite dall'aula virtuale è sufficiente ripetere la procedura di login e quindi riprendere la chat. La terza cosa, potete sottoporre le vostre domande e sottopormele usando la chat. Non abbiate problemi a fare domande, io le vedo, mi interrompo anche nella presentazione per rispondere se vedo che è congruo con la presentazione stessa, ma di norma vi rispondo durante la presentazione. Non abbiate nessun timore a fare domande, sono lecite tutte le domande pertinenti naturalmente all'argomento e io cercherò di rispondere a tutte quelle che voi fate. Non abbiate alcun problema a farlo, anzi è molto meglio per me interloquire con voi se mi fate delle domande perché così mi rendo conto se l'esposizione che vi sto facendo è comprensibile oppure meno. Penso che possiamo cominciare a questo punto con lo scopo di questo seminario, che è quello di illustrare come si svolge la produzione in un cantiere navale. Io ho preparato circa la presentazione, più ho aggiunto alcune slide che se abbiamo tempo vi commento, ma che rimarranno a vostra memoria perché spiegano un pochino meglio alcune attività, però credo che sia sufficiente l'illustrazione delle prime 30 slide. In ogni modo lo vediamo, se c'è tempo illustro anche quelle che ho aggiunto dopo il backup della presentazione. La prima cosa che stiamo parlando della costruzione delle navi di navi in un cantiere navale, la prima cosa che si affronta è quella del ciclo di vita di una commessa. La nave viene considerata naturalmente una commessa, la produzione di navi è una tipica produzione per commessa. Poi su questo argomento ci torniamo successivamente. Il ciclo di vita della commessa è la descrizione del processo di realizzazione della commessa. Un cantiere navale costruisce navi e naturalmente il modo, la sequenza di costruzione viene chiamata ciclo di vita e il ciclo di vita riguarda, parte dal momento in cui si avvia una trattativa commerciale con la società armatrice, si definiscono i requisiti e le caratteristiche della nave, lo scopo per il quale la nave viene costruita e ordinata, c'è un contratto che si firma. A questo punto c'è una fase di avvio della costruzione che parte dall'elaborazione di una progettazione di base, cioè di una progettazione e di una definizione già in sede contrattuale, peraltro, di una specifica nave, che poi viene anche ulteriormente perfezionata a seguito del contratto, e a quel punto entra in gioco una figura importante nell'area organizzativa che è il project manager della commessa. Lo vediamo poi successivamente quali sono le funzioni del project manager, e viene elaborato un piano di commessa preliminare che è il piano di fattibilità della commessa. In fase di avvio, quindi c'è una fase di pianificazione alla quale poi segue una definizione dello scopo attraverso uno sviluppo del lavoro che riguarda sia la progettazione che l'acquisto dei materiali che la produzione. E il project manager concorda con queste funzioni aziendali che sono le tre funzioni principali di una produzione, di un'attività di costruzione della nave. Si dà luogo allo sviluppo progettuale della commessa e all'acquisto dei materiali, ai quali segue poi una fase di produzione con l'inizio delle lavorazioni, l'impostazione in bacino della nave e il varo, l'allestimento in banchina e quindi la consegna. La consegna è l'atto finale dell'attività di cantiere, ma non è l'atto finale del ciclo di vita della commessa, perché diciamo che la vita della commessa, dal punto di vista commerciale,
comincia proprio dopo la consegna. E naturalmente nella quale si dà origine agli interventi di garanzia, se necessario, alla manutenzione periodica degli apparati della nave. La nave, sapete, è un oggetto che vive molti anni, però ha bisogno, sia per ragioni di sicurezza, no? E di classe, come si suol dire, di alcune revisioni periodiche. Questa è un'attività importante che viene seguita o direttamente dal cantiere o da altri soggetti, ma comunque governata dalla società armatrice nell'arco di vita di una nave che può durare dai 10 ai 20 ai 30 anni e anche più, e naturalmente questo però richiederà successivamente una serie di attività che si chiamano di refitting, che significa rinnovare un po' tutta la sede della nave. In particolare mi sto riferendo naturalmente alle navi passeggeri che da molti anni il prodotto tipico del cantiere di Monfalcone, diciamo, no? E vedete sotto una serie di attività che vediamo meglio in seguito. Adesso possiamo passare oltre, tanto ci ritorniamo su. Il ciclo di vita di una nave, per quanto riguarda il tempo che passa tra la firma di un contratto e la consegna della nave all'armatore, richiede un periodo che non è inferiore ai 3 anni nel caso di una nave passeggeri e di un prototipo. Questo periodo naturalmente è inferiore se si tratta di una nave ripetuta, cioè già progettata sostanzialmente. Sappiate che nelle navi passeggeri si costruisce normalmente un prototipo, ma poi c'è un filone di navi ripetute in cui sostanzialmente lo scafo della nave si mantiene costante mentre cambiano gli arredi interni e le altre aree che consideriamo l'hotel di una nave passeggeri. Però, come vedete qui, il disegno di base che serve a definire meglio contrattualmente da un lato lo scopo di fornitura, cioè la nave, quindi il contratto, e dall'altro lo sviluppo poi successivo della progettazione, richiede circa 3 mesi, a volte anche di più, dipende dal tipo di nave, dal tipo di innovazione, dalle esigenze dell'armatore. La progettazione richiede mediamente dai 12 ai 18 mesi di tempo per quanto riguarda un prototipo, dopodiché la produzione inizia circa un anno dopo la firma del contratto e dura circa 24 mesi. Questi 24 mesi, qui trovate anche 20 mesi, possono essere anche ridotti, ma normalmente siamo tra i 20 e i 24 mesi. Quindi siamo sull'ordine dei 2 anni. E alla fine c'è una fase di commissioning o di consegna degli apparati che nella parte finale dura circa all'incirca 5 mesi. Questo è il tempo sostanzialmente che viene richiesto per la costruzione di una grande nave passeggeri. Se parlassimo di navi mercantili tipo petroliere, tipo navi da carico, bulk, eccetera, questi sono tempi che si riducono sostanzialmente anche a meno di 2 anni, se non a un anno e mezzo, sempre parlando di prototipi. No? Ecco, entriamo subito nel merito di quella che è l'organizzazione di un cantiere navale che deve costruire navi, insomma, e quindi che è organizzato per poterlo fare. La nave, in buona sostanza, lo vedremo anche in altre slide, è costituita da due parti fondamentali. Sto parlando sempre di una nave passeggera. Una piattaforma che è lo scafo della nave con tutti i suoi dispositivi, equipaggiamenti e sistemi che le consentono di navigare e di funzionare. Quindi ci sarà un apparato motore, ci saranno impianti elettrici, ci saranno impianti di condizionamento e poi c'è una parte che nel gergo nostro nel gergo, le aree pubbliche, quali teatri, ristoranti e gli altri ambienti, no? Che servono a realizzare la vita di bordo da parte dei passeggeri, gli impianti di condizionamento che fanno parte appunto
dell'hotel come un grande albergo, sostanzialmente un albergo peraltro non a 4 ma a 5 stelle, cioè dotato di tutti i comfort, di aree spa, di aree di gymnasium, eccetera, piscine sui ponti aperti e quindi tutta una serie di aree legate al divertimento e al passatempo a bordo. No? La nave si comincia a costruire ovviamente dalla piattaforma e quindi la prima grossa parte componente è la parte di scafo che è di norma in acciaio e vedete che qui c'è questo rettangolino verde dove c'è scritto Mass Hull Fabrication, no? È la costruzione appunto dello scafo. La costruzione dello scafo è realizzata in grossi blocchi che vengono assiemati in altrettante grosse unità e quindi poi che vengono montate in un bacino di costruzione o in uno scalo di costruzione. Queste varie parti vengono saldate tra di loro e poi quando sono saldate e completate si può varare la nave, cioè far entrare l'acqua nel bacino e quindi portare fuori la nave dal bacino e ormeggiarla nella banchina di allestimento dove vengono completate tutte le altre lavorazioni che sono quelle degli impianti di bordo e degli arredamenti che servono a completare la nave. Tenete presente, per dare un'idea, stiamo parlando per quanto riguarda il cantiere di Monfalcone di navi superiori alle 100.000 tonnellate di stazza lorda. La stazza si misura in tonnellate, ma in effetti è una misura di volume ed è una misura fiscale. Di fatto una tonnellata di stazza lorda corrisponde a circa 2,8 metri cubi, quindi è una dimensione volumetrica dello spazio commerciale della nave. Se quindi parliamo di 100.000 tonnellate di stazza, stiamo parlando di una nave che ha più di 280.000 metri cubi di volume adibito a parte commerciale. E c'è un'altra parte del volume della nave, che ovviamente è la piattaforma dove ci sono gli appartamenti. Sistemi. I blocchi di scafo di una nave sono migliaia, nel senso che una nave di questo genere richiede la prefabbricazione di circa 1000-1500 blocchi che poi vengono assiemati in circa un centinaio di unità, poi dipende dalla dimensione della nave, ma stiamo parlando di quelle attualmente in costruzione che raggiungono le 150.000 tonnellate di stazza, circa un centinaio che sono i componenti, meglio le sezioni che vengono montate a bordo. Queste attività vengono realizzate dal secondo centro, quel rettangolo centrale dove c'è scritto MTG, Hull and Fitting Erection, è l'area e le officine dello stabilimento che sostanzialmente realizzano l'assiemaggio dei blocchi in grosse unità e realizzano le fasi iniziali sia sui blocchi che sull'unità di allestimento. In questa fase inizia anche il preallestimento della parte di hotel, quindi già i fornitori, i suppliers, come vengono indicati qui, questo rettangolo blu, interviene in questa fase, che è la fase dei piazzali prospicienti, il bacino, poi lo vediamo in una pianta del cantiere e del bacino stesso, nella quale si cominciano a montare prima gli imbonaggi, le carpenterie che sostengono pareti, che sostengono mobili, che sostengono gli altri componenti che vengono a costituire, come dicevo prima, sia le cabine che le aree pubbliche e le cucine della nave, no? C'è un terzo grande centro produttivo che qui a destra lo trovate, rosa, Bor Outfitting Completion, è il centro produttivo che con le sue officine, le officine meccaniche, le officine elettriche, eccetera, le officine tubistiche contribuiscono alla realizzazione, al montaggio, alla realizzazione degli impianti e ai test conseguenti. Vedete qui poi sottostante un centro che si chiama ALB, Hotel Outfitting, è il centro produttivo del cantiere che coordina tutte le lavorazioni riguardanti l'hotel ed è quindi il centro che più si interfaccia con i fornitori,
perché normalmente le attività riguardanti l'hotel vengono appaltate chiavi in mano a dei fornitori, normalmente sono delle società di contract che realizzano l'arredamento e l'allestimento della parte hotel della nave, come fanno anche normalmente in un grande albergo. Come vedete, l'attività di cantiere è poi supportata da una notevole quantità di subcontractor, di appaltatori, e dal punto di vista logistico ci sono tutta una serie di magazzini per poter alimentare da questi magazzini, da queste aree, i materiali e imbarcarli a bordo. Non è un'attività banale, è un'attività che impegna gru, che mezzi semoventi ed altro, che è utile allo scopo e che manipola una quantità di materiali importante. È significativo in questo momento dirvi che il costo di un chilo di nave è paragonabile al prezzo che pagate per un buon chilo di formaggio. Quindi, quando se comprate un buon chilo di formaggio pagate tra i 10 e i 12 euro, sappiate che una nave che pesa 60.000 tonnellate costa o viene pagata meglio tra i 10 e gli 11 euro. Quindi non vi impressionate, ma con 10-11 euro potete comprare un pezzettino di nave. Cominciamo un po' a vedere lo stabilimento di Monfalcone, la mappa generale del flusso produttivo. Parlavamo prima del centro manufatti scafo, eccolo qui, è ubicato in grandi officine, e questa blu che vedete, quella marrone e quelle verdi, sono le officine nelle quali dal parco lamiere che vedete qui sulla vostra sinistra, che io indico con la freccetta anche, se possibile, adesso ve la indico, eccola qua, vedete, questo è il parco lamiere profili. Sappiate che la nave, se è una cosa molto complessa, però viene suddivisa in pezzettini microscopici che vengono via via assiemati per un grado di complessità crescente, no? Si comincia da un pezzo di lamiera con un rinforzo, viene detto profilo, questo viene chiamato sottosottoassieme, si mettono insieme i due sottosottoassiemi, fanno un sottoassieme, più sottoassiemi con pannelli formano un sottoblocco e più sottoblocchi formano un blocco, più blocchi formano una sezione o unità, più unità formano la nave come scafo nel suo complesso. È un modo di raggruppare la nave che viene chiamato in gergo Group Technology. È una metodica, un processo, un metodo di lavoro che consente di raggruppare gli oggetti non perché sono uguali l'uno all'altro, ma sono simili nella forma, ma soprattutto usano la stessa tecnologia produttiva. Quindi vengono associati per uguale tecnologia di lavorazione. Per questo si chiama group technology. Questa è una metodica che è stata inventata dagli americani durante la seconda guerra mondiale per costruire petroliere, le famose Liberty, perfezionata poi dai giapponesi e poi anche da noi applicata, ed è una metodica, una tecnologia, un modo di lavorare che si applica ormai da alcune decine d'anni alla cantieristica navale, ed è il modo più moderno ed avanzato di programmare, pianificare, costruire le parti di una nave. Naturalmente all'interno dello spazio blocco si individuano anche delle attività che si chiamano, nel caso di Fincantieri, PAL, che sono dei raggruppamenti di tubi, dei raggruppamenti di accessori, dei raggruppamenti di parti elettriche, di quadri, di equipment, eccetera, pompe e quant'altro, che vengono a costituire i raggruppamenti di allestimento. E quindi ad ogni blocco viene associata un'attività di allestimento, viene chiamato preallestimento. Ad ogni sezione, che è la fase successiva, un'attività di allestimento anticipata, anche qui raggruppata come dire, per mestiere, cioè c'è il tubista che monta i tubi, c'è l'elettricista che monta i cavi, no? C'è
l'uomo delle condotte che monta le condotte di condizionamento, c'è il meccanico che monta le pompe, che monta i motori ed altro. Ciascuna attività. Dunque, c'è una prima domanda che mi viene e rispondo subito. La domanda è la seguente: i tempi riferiti al ciclo di vita della commessa sono gli stessi per la costruzione di navi nuove o di navi ristrutturate? Ma no, il termine navi ristrutturate è un termine un po' inusuale, no? Ma comunque diciamo di navi che subiscono una grande trasformazione. No, certamente, le navi che vengono trasformate nei cantieri di riparazione e di ristrutturazione, come può essere l'Arsenale Triestino di Trieste o il cantiere di Palermo, della Fincantieri o altri cantieri minori, richiedono molto meno tempo. Anzi, siccome la nave è una nave già in linea commerciale, queste lavorazioni, questi refitting, come vengono chiamati, queste ristrutturazioni possono richiedere da 2 settimane a 1 mese, a 2 mesi, a 3 mesi, alla grande, insomma, non richiedono mai un tempo molto, molto lungo. Questo nel caso specifico delle navi passeggeri, naturalmente. Naturalmente poi dipende dal tipo di intervento che si vuole fare, però faccio un esempio. Può essere che si fanno delle giumboizzazioni, no? Cioè degli allungamenti di una nave. La nave viene tagliata in due, viene inserita una sezione in mezzo e risaldata. Questa è un'operazione che viene fatta normalmente in un arco di tempo che non supera i 2 o 3 mesi. E quindi vuol dire che c'è tutta una fase di preparazione precedente che consente di realizzare questa lavorazione in tempi molto ristretti. Sono esigenze molto diverse e quindi con tempistiche del tutto diverse. Vado avanti nella presentazione. Qui vedete sempre tutte le aree dello scafo di lavorazione dei blocchi, sono queste attività, queste aree che io vi indico qui, questa è l'officina dove si tagliano le lamiere, si piegano, si tagliano i profili, queste sono le officine nelle quali si costruiscono i pannelli e i blocchi e poi andiamo più avanti. Quindi vedete sotto, no, le varie aree, adesso per brevità non ve le illustro, comunque sono divise in isole sostanzialmente di lavorazione per tipologie di oggetti simili, dicevo prima, alla Group Technology. Quindi c'è la linea per i pannelli piani, la linea per i blocchi piani, i blocchi curvi, eccetera, per aree omogenee nelle quali realizzare con la stessa tecnologia oggetti di forma simile ma di dimensione la più diversa. Andiamo avanti e vediamo un pochino la fase successiva che è quella di premontaggio. Questa è la fase di premontaggio, cioè la fase nella quale i blocchi vengono assiemati in grandi sezioni e quindi montati nel bacino. Questo è il bacino, questa è la fase di premontaggio e di preallestimento, no? Le vedete segnate come nuove aree, eccetera, perché sono state realizzate negli ultimi anni dal cantiere con un investimento che ha superato i 100 milioni, quindi è un investimento importante che è servito ad aumentare la capacità produttiva dello stabilimento, che è tarata sulla possibilità di fare 1,52 navi all'anno di grandi dimensioni. Questa è un'area molto, molto importante, è una cerniera tra le officine che fanno i blocchi e il bacino, la realizzazione e l'assiemaggio delle sezioni formare la nave, il battello, insomma. Vado più avanti, vedete quest'area qui, per Dolina, questa è l'area delle banchine, la nave dopo il varo viene ormeggiata in queste aree qui e qui viene completata quelle lavorazioni di allestimento e di test, ma soprattutto viene completata tutta l'attività di arredamento della nave. Una nave di queste dimensioni, 150, 130, 150 mila tonnellate di stazza, ha più di 2000 cabine, quindi ha una quantità notevolissima di cabine, non solo per passeggeri, sono navi che portano da 4 a 5 mila passeggeri ed hanno un equipaggio che è circa un terzo dei passeggeri trasportati, no? Quindi sono navi che possono arrivare a 6-7 mila persone a bordo, capite che bisogna alloggiarli nelle cabine, le cabine normalmente
sono cabine a due posti, ma anche a quattro, però salvo per alcune parti che riguardano l'equipaggio, che riguardano gli ufficiali superiori che hanno delle cabine singole o dei manager di hotel, attività consigli. Vado ulteriormente oltre, qui vedete il centro bordo come ve l'ho illustrato, ma possiamo passare oltre. Questo è il flusso del processo produttivo. Come vi ho detto prima, il processo è sequenziale, diciamo, no? E quindi c'è la costruzione dello scafo con l'officina navale, l'officina prefabbricazione nella quale vengono fatti i blocchi. Sui blocchi ci sono le prime attività di allestimento. Qui vedete una sigla che vi spiego rapidissimo, sotto rete 6000 vuol dire che il reticolo di produzione, di programmazione viene chiamato in gergo sotto rete 6000, significa che è il preallestimento dei blocchi, quindi con montaggio di carpenterie, di tubi e di altri supporti nella fase di blocco. Poi c'è un premontaggio nel quale i blocchi vengono assemblati in sezioni. Anche qui c'è un'altra fase di allestimento anticipato, c'è il montaggio delle sezioni in bacino, poi c'è l'allestimento con le varie officine, fuori apparato motore elettrobordo, e poi ci sono le fasi sia di consegna e di prove di consegna degli impianti. Come vedete, questa è la fase di costruzione della piattaforma. Entrano poi in questa fase, anche già in questa fase qui del premontaggio in grandi sezioni, le prime attività di arredamento. Vedete, sono forniture chiave in mano normalmente per realizzare le cabine, per realizzare i teatri, le cucine, i ristoranti, eccetera, di bordo, no? Naturalmente è un'attività molto intrecciata perché nello stesso ambiente, capite, come in una grande casa si costruiscono le pareti, si costruiscono gli impianti e alla fine si arreda la casa, insomma, concettualmente non c'è nulla di differente. Andiamo avanti, volevo introdurvi qui il discorso dell'organizzazione complessiva dell'azienda. Dopo che abbiamo visto un pochino come si sviluppa le lavorazioni in cantiere. La Fincantieri ha un'organizzazione di tipo matriciale, nella quale, quindi accanto alle fasi, ai tre processi fondamentali, no? E principali, che sono la progettazione, l'acquisto dei materiali, la produzione, c'è una funzione di project management in cui c'è una figura di project organizzata per interfacciarsi con queste tre funzioni. Come vedete, c'è un lead project engineer, che è quello che si interfaccia fondamentalmente con la progettazione, c'è un purchasing coordinator che si interfaccia e coordina le attività di acquisti, c'è un project planner e un controller che si interfaccia anche lui con tutte le funzioni, che controlla evidentemente l'andamento dei costi della commessa. Il contempo si interfaccia con l'armatore, quindi è l'interfaccia aziendale dell'armatore. Praticamente il project manager è quello che gestisce il contratto nella fase di costruzione e di consegna della nave. Naturalmente poi questo non toglie responsabilità tecniche e produttive a chi esercita le funzioni di progettazione, di acquisti e di produzione, ma diciamo che il project manager in Fincantieri stabilisce degli accordi, fa dei contratti con queste tre funzioni, con i responsabili di queste tre funzioni, per realizzare l'obiettivo che è quello di costruire la nave nei tempi contrattuali previsti, con i contenuti di specifica previsti e con i costi programmati. Questo è un aspetto, quindi una figura estremamente importante nell'economia e nella gestione del lavoro. Vado avanti e vorrei adesso spiegare abbastanza rapidamente, visto che ci siamo già mangiati una mezz'oretta, quali sono i programmi fondamentali per la costruzione di una nave. Quindi la pianificazione della produzione e la programmazione della produzione. E come vedete, c'è una gerarchia di programmi che è quindi una sorta di piramide che va da un primo livello
che è quello della programmazione generale, a un secondo livello che è quello di una programmazione generale di più di dettaglio, e un terzo livello che è quello delle officine delle singole funzioni che realizzano poi materialmente la nave. Naturalmente la complessità e la quantità di attività cresce al crescere verso la base di questa piramide. Diciamo che al vertice di questa piramide ci sta un programma occupazione scali e bacini, poi lo vediamo come esempio, è un target di commessa che riguardano pochissime attività come la firma contratto, l'inizio lavori, l'impostazione di varo e la consegna. Il target di commessa sono i milestone di costruzione della nave in cantiere, e quindi il target prevede sostanzialmente le attività inerenti il montaggio delle grandi sezioni in bacino e l'inizio delle lavorazioni di preallestimento, di allestimento e di fabbricazione dello scafo. C'è poi un altro programma estremamente importante, perché quello gestito poi fondamentalmente dal project manager, che è il programma generale integrato di commessa, che contiene circa 2.000-2.500 attività. C'è poi un programma che allaccia, si chiama allacciamento centri, che allaccia le attività tra le varie officine del cantiere per realizzare la piattaforma nave. Poi c'è un singolo programma di officina per ciascuna delle officine del cantiere. Poi l'altro aspetto che riguarda le forniture, c'è un piano delle forniture, una scheda eventi che è una specie di target delle attività del singolo contrattore, un programma di fornitura del carico pagante, che sono i programmi più di dettaglio delle singole aree dell'hotel affidate chiavi in mano o in parte ai fornitori. E poi chiaramente il cantiere, che ha della manodopera interna e degli appalti di manodopera, realizza una pianificazione e una programmazione della manodopera in termini proprio. Vediamo esempi. Ah, questa è la tempistica con la quale questi programmi vengono realizzati. Voi capite che si comincia a personalizzare la nave, a zonificarla, poi ne vediamo un esempio, e a esaminarne la fattibilità attraverso un'attività che si chiama di production engineering, che fissa gli oggetti della nave in termini di fattibilità di costruzione nel cantiere. A questo punto si definisce un target di commessa. Il Master Phasing Plan, lo vediamo, è già stato definito. Poi c'è un programma di imbarchi, un programma allacciamento centri. Questo poi si coordina col programma generale integrato di commessa. Ci sono poi altre attività di pallet meeting, che vuol dire la programmazione delle attività di allestimento raggruppate per fasi e per aree della nave. Poi c'è l'elaborazione del B6, è un documento interno che riguarda la manodopera. E poi c'è un piano di cedolazione, che sono gli ordini di lavoro che si danno alle officine. Vado oltre su questo, vediamo un po' se ci sono. Adesso possiamo anche attivare il sondaggio, no? E quindi vi ho parlato prima di come è organizzata la Fincantieri. Sarei interessato a sapere poi come è organizzata la vostra azienda, quindi capire un momentino che tipo di, se è organizzata per commessa o per produzione di serie, che sono le due tipologie più significative. C'è una seconda domanda che vedo qui, che vi leggo. Oggi si parla molto di Industria 4.0. In quale parte del processo produttivo le nuove tecnologie possono portare un contributo significativo? Bene, la nave è già un 4.0, sia nella fase di progettazione, perché nella fase di progettazione vengono utilizzati sistemi di progettazione più avanzati a livello del cosiddetto CAD-CAM, ma anche in produzione dal punto di vista delle produzioni robotiche. Ma la nave essa stessa è un oggetto nel quale a bordo ci sono tutti i sistemi di comunicazione e di elaborazione, dall'interfaccia con il satellite e quant'altro, ma anche tutte quelle multimedialità, come vengono dette, che servono a coinvolgere il passeggero e a consentire al passeggero di utilizzare tutti i mezzi, dall'internet, la telefonia, cellulare, eccetera, durante il suo soggiorno a bordo.
stesso funzionamento della nave. Sappiate che la nave è collegata con fibra ottica lungo tutte le sue parti, sia per quanto riguarda il servizio di hotel, quindi TV, telefoni e quant'altro, ma quanto anche per la gestione dell'hotel e quindi per la gestione delle comunicazioni tra il passeggero e le aree dell'equipaggio e le aree per le prenotazioni e quant'altro che fanno parte della vita del passeggero a bordo. Non solo, la nave è un sistema di comunicazione in cui tutte le attività di bordo vengono monitorate e vengono seguite da determinati centri di controllo e di gestione, uno dei quali sta in plancia e l'altro sta in macchina, che consentono di avere sotto controllo tutti i sistemi di bordo. Un secondo aspetto, vediamo un po' se c'è una seconda. Quante sono le persone e le professionalità coinvolte nella realizzazione di una nave come ha descritto? Allora, guardate, mediamente una nave, soprattutto nella fase di allestimento, voi potete trovare a bordo dalle 2.000 alle 3.000 persone nelle varie parti della nave. Diciamo, chiaramente si comincia a costruire la nave con un numero di persone inferiore, però il cantiere ha per esempio 1.500 persone proprie, e ne ha altrettante di appalto per realizzare la piattaforma, diciamo. Dopodiché l'hotel viene realizzato da 1.500, da 1.000, 1.500, 2.000 persone a seconda della tempistica. Mediamente diciamo che nella fase di allestimento finale ci sono tra le 2 e le 3.000 persone a seconda della dimensione della nave e dei tempi di realizzazione. Le professionalità. Le professionalità sono le più varie, si vanno dai mestieri tradizionali. I mestieri tradizionali sono il carpentiere, il saldatore, il meccanico, l'elettricista, il tubista, l'uomo che monta gli impianti, le condotte, il coibentatore, quello che fa le coibentazioni, il pittore, sono tutti mestieri del tutto tradizionali, con uno spettro ampio di professionalità, naturalmente, e poi ci sono, soprattutto per gli apparati, i motoristi, i meccanici, gli elettronici. E chiaramente in quel caso lì si va verso specializzazioni e gli informatici. Soprattutto tenete presente che ci sono dei sistemi di entertainment, come vengono chiamati, a bordo, che servono a gestire tutti i sistemi audio-video di bordo e che richiedono una multimedialità importante e una preparazione altrettanto importante. Direi che c'è uno spettro di professionalità molto ampio, dai lavori più umili ma estremamente necessari per realizzare la nave, ai lavori più sofisticati, alle professionalità più sofisticate. Vado avanti perché abbiamo ancora poco tempo, 20 minuti, ma ecco, volevo darvi un esempio di impostazione varo e consegna. Questo è un programma che viene chiamato banalmente Pesciolini. I pesciolini, perché hanno la forma dei pesciolini. Qui, quello che vedete qui è semplicemente la pianificazione cantiere per cantiere delle navi. Le navi vengono costruite in sequenza perché normalmente i cantieri hanno un bacino solo, almeno quelli di Fincantieri, quindi si costruisce una nave alla volta in bacino. E voi vedete qui, con la freccia ve lo indico adesso. Questo vuol dire l'inizio di lavorazione di questa nave, l'impostazione in bacino, il varo dal bacino alla banchina, l'allestimento in banchina, la consegna. Questo è il periodo di costruzione della nave, come vedete. In questo caso, come vedete, dura 18 mesi, perché riguarda un cantiere, una nave che non è di grandi dimensioni. Se andate su cantieri più grandi, come vedete qui sotto, vedete che il periodo si avvicina ai 2 anni, come vi dicevo prima. Questa è una pianificazione a livello aziendale, quindi quando si fanno i piani pluriennali, normalmente quadriennali, della società, il piano industriale prevede una pianificazione di questo genere in cui c'è una visibilità di periodo importante. Come vedete, qui gli anni si allungano, poi i carichi di lavoro in questo momento sono molto estesi. Perché c'è lavoro
per 4-5 anni, quindi questo è un vecchio diagramma, quindi fa testo, ma oggi i pesciolini sono molto più numerosi e il carico di lavoro, l'order book come viene chiamato, è molto esteso e diciamo oggi siamo nel 2016, pare che ci siano navi che si chiudono dopo il 2020-2021. Tenendo presente che la nave richiede da 2 a 3 anni per essere costruita, dalla firma del contratto, capite che se non vado errato, la Fincantieri, che produce circa 4 miliardi all'anno di prodotto, mi pare abbia un order book di 20 miliardi, quindi capite che ha 4-5 anni davanti. Questo è un esempio di master phasing plan. Il master phasing plan riporta sostanzialmente le date importanti dell'impostazione varo e consegna e in più riporta, lo vediamo nella slide successiva, l'arrivo dei materiali importanti, tipo i motori, tipo gli alternatori, insomma, tenete presente che l'apparato motore di una nave passeggeri è normalmente una centrale elettrica, cioè è innanzitutto una centrale che produce energia elettrica, quindi ci sono dei diesel generatori, dei diesel alternatori che producono energia elettrica e poi la potenza installata è all'intorno dei 50, 60, 70 megawatt, no? 2/3 di questa potenza normalmente viene utilizzata per la propulsione della nave, che normalmente viene fatta con 2 motori di propulsione, con 2 eliche, per ragioni evidenti di sicurezza della navigazione, e circa 1/3 della potenza prodotta è utilizzata dai servizi di bordo, dall'hotel in particolare. Sappiate che le cucine o il condizionamento consuma parecchio. Ecco, questa è la suddivisione della nave per essere costruita, è di fatto un grande Lego, no? E poi nel gergo si usano le zone, gli anelli, le sezioni, i blocchi, ma sostanzialmente con quella sequenza a complessità progressiva che vi ho spiegato prima, cioè che si parte dalla lamiera e dal profilo, no? Per creare un primo sottoassieme, si vanno a costruire i blocchi, le grandi sezioni che vedete qui, e questi sono i componenti che vengono assiemati in bacino per costruire la nave. Questa è la suddivisione in zone e sezioni della nave, e anche qui sotto vedete la sequenza di montaggio nei vari mesi. Questa è una nave che viene assiemata in 9 mesi, e a seconda dei colori vedete quando viene costruita. Naturalmente questa è un'attività che prende il nome di production engineering ed è una delle fasi iniziali con le quali si costruisce il piano di commessa attraverso appunto il piano di fattibilità della nave, che tiene conto delle capacità degli impianti del cantiere, delle di capacità di sollevamento. Capite che per sollevare una parte di queste navi ci sollevare centinaia di tonnellate, e quindi ci vogliono dei mezzi di sollevamento. Nel caso del cantiere di Monfalcone ci sono 2 grandi gru a cavalletto che arrivano fino a 800 tonnellate di capacità di sollevamento. E questo è quello che chiamavo prima un target di commessa, cioè per ogni sezione e zona della nave che vedete qui schematizzata, e lo vedete schematizzato qui, per ognuna di queste zone vengono messi giù i milestone essenziali nel tempo di costruzione, di arrivo dei materiali, di stadi di fabbricazione, di prefabbricazione, di preallestimento, eccetera, e di impostazione. Questo che vedete qui è il momento in cui la sezione, la zona viene montata in bacino. E quindi è un programma driver, no? Che condiziona l'arrivo dei materiali e il comportamento delle altre funzioni aziendali in termini di disponibilità dei disegni, naturalmente, e di disponibilità dei materiali e dei componenti per poter iniziare e realizzare la produzione. Il programma Allacciamento Centri che vedete qui è uno schema nel quale si allaccia il lavoro di più officine. Vi faccio un esempio semplice: c'è la produzione dell'officina navale che prepara le lamiere e taglia le lamiere, i profili e li sagoma. C'è l'officina prefabbricazione, quindi c'è prima una produzione dei componenti, poi c'è una produzione di blocchi in questa fase qui, c'è
Poi c'è una fase di premontaggio dei blocchi, che è questa, e una fase di preallestimento, che è questa, che è contemporanea alla prefabbricazione dei blocchi, no? Come vedete, questo si chiama allacciamento centri perché salda le attività, il periodo di attraversamento dei materiali nelle varie officine per realizzare un coordinamento tra le officine stesse. Qui vedete un esempio un po' più esteso, ma è sempre, si tratta delle stesse cose. In più, quello che vedete qui, S2, S3, S4, si chiamano stadi di allestimento, significa le fasi nelle quali si preallestisce su blocchi, si preallestisce su sezioni o si allestisce. Poi ci sono i programmi di officina, naturalmente i programmi di officina realizzano l'allestimento. Vi dicevo prima che le attività di allestimento che riguardano per esempio un gruppo di tubi, un gruppo di cavi, un gruppo di condotte, eccetera, prende il nome di pallet di allestimento e vengono programmati tutti i pallet. I pallet sono degli oggetti che saldano la fase di progettazione con la fase di costruzione e di montaggio e vuol dire che c'è un disegno di montaggio, c'è una lista materiali con la quale si provvede al materiale. Come fate a coordinare così tante persone? Esiste una formazione specifica per chi entra in cantiere? Dipende, nel senso che io ho imparato man mano che lavoravo in cantiere, poi ci sono anche dei corsi, ma sostanzialmente c'è una struttura organizzativa che va innanzitutto dall'organizzazione del progetto, no? E poi dall'organizzazione delle officine e delle attività. Normalmente le attività in cantiere si realizzano a gruppi o per squadre di almeno 2 persone, quando si parla di allestimento, o per squadre di più persone quando si parla di scavo. E ci sono dei capi operai che governano da 10 a 20 persone per quanto riguarda la manodopera di cantiere, ma anche per quanto riguarda le ditte. Poi ci sono dei capi officina che governano un gruppo di capi. Poi ci sono dei capi centro che governano i capi officina di più officine. E poi c'è un direttore di produzione e ci sono gli uffici che sono organizzati con la stessa gerarchia. Ciascuno si interfaccia negli uffici, per esempio, di controllo produzione e di programmazione, si interfacciano con le singole officine e quindi c'è una omogeneità di scopo, chiamiamolo così, e una responsabilità che consente di gestire attraverso la pianificazione, la preparazione del lavoro, lo studio delle varie fasi, di organizzare il lavoro al meglio. Andiamo avanti, perché sennò vediamo un po' se. Stiamo facendo un esame di altri programmi. Come vedete, questi invece sono i programmi di commissioning che riguardano ciascuna officina, in particolare le officine di apparato motore, le officine elettricisti, le officine tubistiche, eccetera. E ciascuno di questi, per questo punto, quando si va nella fase di commissioning, si va nella fase di impianto. E quindi prima si è lavorato per componenti, per parti, si è assiemato. A questo punto la nave diventa una nave effettivamente con tutti i suoi impianti. Quindi si passa dai Lego ai singoli impianti e si va a verificare effettivamente la loro funzionalità. Ecco, andiamo avanti ancora. Qui c'è il programma dei chiavi in mano, cioè dei fornitori che lavorano negli hotel. Naturalmente, come vedete qui, senza andare troppo nello specifico, che non ha senso, ma è importante capire, no? Ci sono dei legami con l'allestimento. È chiaro che posso montare una parete quando ho pitturato la parte in acciaio sottostante, ho coibentato, ho sistemato dei tubi a parete, ho sistemato altri dispositivi, ho sistemato le finestre, gli oblò, eccetera. Posso cominciare ad arredare, no? È chiaro che quindi o nei soffitti dei vari ponti della nave, ho finito l'allestimento, l'ho consegnato alla società armatrice. Tenete presente che nella costruzione della nave ciascuna lavorazione viene consegnata alla società armatrice e agli enti di classifica, come può essere il Lloyd Register o il RINA, no? Gli enti navali di classifica che danno poi la classe della nave e danno i certificati di sicurezza della nave. Quindi c'è tutta una sequenza
tracciata di quello che viene fatto, secondo poi le regole non solo dell'ISO 9000, ma della consuetudine storica, quindi della certificazione di qualità. E naturalmente l'arredatore è legato all'avanzamento perché viene pagato in base allo stato di avanzamento. Adesso vedremo un esempio di questo, perché questa è un'attività che è evidentemente decisiva nel momento in cui consente sia di misurare l'avanzamento dell'attività, ma consente anche di mantenere i programmi e di essere, come dire, confidenti che si rispettano i programmi di consegna della nave. E tutte le attività, di una nave possono essere rappresentate se utilizzato un parametro, che può essere il peso, che può essere le ore di manodopera, eccetera, con una curva che si sviluppa, una curva viene detta una curva ad S, che si sviluppa lungo l'arco di vita della nave in cantiere, no? Queste curve riguardano quello che spende un'officina, quello che spende un subcontractor, quello che spende un centro produttivo. Può misurare un peso, può misurare una superficie, può misurare una manodopera. Normalmente si usa la manodopera come driver, no? E quindi la pianificazione della manodopera viene fatta attraverso l'utilizzo di queste curve statistiche, che sono curve che poi consentono anche nel momento in cui voi fate il punto mese per mese, settimana per settimana, eccetera, di capire se rispetto alla storia, alla statistica, a quanto pianificate, siete in programma o non siete in programma. Dare un'idea, questa è una curva invece che riguarda lo sviluppo di un lavoro di hotel, di un'area pubblica, come vedete qui. Voglio richiamare la vostra attenzione non solo sul fatto che questa era la curva prevista e questa era la curva che viene spesa, quindi vuol dire che qui c'era un ritardo nell'evoluzione del lavoro, ma guardate anche questa parte qui. Questa parte qui descrive sostanzialmente le attività principali di questa area, no? E queste attività vengono poi pesate, come si suol dire, no? Fatto 100 il valore dell'area, come vedete, non si vede molto bene, ma comunque c'è la tracciatura, qui è chiamata marking, la tracciatura sulle superfici di dove vengono le pareti, eccetera, la sistemazione delle pareti, no? E dei supporti di parete. Imbonaggi cosiddetti, no? Le luci, no? I mobili, no? E alla fine sostanzialmente ciascuna di queste attività viene pesata e mese per mese viene dato un avanzamento di questa attività che poi viene riportato nella curva. In questo caso è un avanzamento percentuale ed è importante perché l'avanzamento poi ha anche un effetto economico, perché in base all'avanzamento che viene dato viene pagato. Viene pagato per quanto previsto a contratto. Questo è un modo molto, molto semplice, molto pratico per valutare e controllare l'avanzamento del lavoro in un'area specifica. Andiamo avanti, naturalmente anche le ore di produzione vengono controllate con questo criterio. Qui adesso voi avete un esempio, ma sappiate che ci sono dei sistemi informatici che consentono di fare questo in maniera molto, molto consistente. È evidente che anche qui si cerca di confrontare sempre quello che si spende con quello che era previsto di spendere. Questo dovrei spendere dei minuti su questo, ma ci stiamo mangiando il tempo. Ma è importante sempre in un'attività di questo genere sapere cosa hai previsto, dove stai, quanto dovevi aver speso al punto in cui stai, e avere una previsione a finire. Questo sia se giocate con la manodopera che con i soldi. Una delle attività più importanti è sempre cercare di sapere se sei in programma, se sei dentro i costi e se a finire sei dentro il programma e sarai dentro i costi, per poter prendere il più tempestivamente possibile dei provvedimenti correttivi. Vado avanti rapidamente. Anche questo per quanto riguarda il conto economico della nave è simile alle cose che abbiamo detto in precedenza. Un altro aspetto, sto per finire, è quello del processo di miglioramento continuo.
qui io vi chiedo anche di poter, faccio una domanda molto semplice, no? E quindi avvio un sondaggio, quello di capire se nella vostra organizzazione c'è un'attività strutturata di miglioramento continuo. Come vedete, e questo diagramma ve lo lascio leggere, poi la documentazione vi viene lasciata, è sicuro che questo si spende molto della funzione di management di un cantiere, di un'azienda, no? In particolare vedete qui sulla vostra destra in alto la rilevazione e l'identificazione degli sprechi, l'analisi delle cause, l'identificazione delle contromisure. Questa è un'attività circolare che deve, dall'identificazione dei problemi alla pianificazione delle iniziative correttive, all'implementazione di questo e alla verifica, no, di quanto avete programmato. E questo è un esempio di analisi di miglioramento: perdite per la non qualità, perdite della manodopera, perdite degli impianti, perdite sui materiali. Sono cose principali che si vanno. Da ultimo, volevo farvi vedere qual è il fatto centro, il valore di una nave, la composizione del valore della nave, e come vedete circa il 60% del valore della nave è materiali, il 20% viene lavorato in cantiere e dal cantiere in se stesso, il 20% dai fornitori, e quindi vedete praticamente poco più di un quinto, di un quarto della nave viene trasformata in cantiere, il resto sono cosiddetti costi esterni, per dare un'idea. Ho lasciato altre slide successivamente dopo questo backup, ma queste le lascio per vostra cultura, per vostro interesse. C'ho ancora una domanda, mi pare, a proposito di costi. Indicativamente, quali sono quelli di una nave? Lo dicevo prima, siccome queste navi pesano da 50 a 60 mila tonnellate, e il loro valore è dai 10 agli 11 euro a chilo, quindi vuol dire che sono navi che costano e sono pagate così, non è che il costo sia molto dissimile dal prezzo. Va bene quando il prezzo è 2-3% superiore al costo, stiamo parlando di oggetti che valgono circa 5, 6, 700 milioni per navi che sono grandi 130, 100, 140 mila tonnellate di stazze, che portano dai 4 ai 5 mila passeggeri a bordo e circa 1500 persone. Naturalmente, a seconda del tipo di nave, per esempio, se si parla di un traghetto passeggeri costa circa 7 euro al chilo. Se si parla di una petroliera o di una porta containers, la potete comprare in Cina o in Corea a 2 euro e mezzo al chilo, quindi è un valore molto stracciato. Nave navigante, naturalmente. Se fate una nave, uno yacht, vale 5-10 volte la nave passeggeri, in termini di peso, di costo e di valore atteso. Se fate una nave militare vale anche quella molto, di più, di 10 euro a chilo, può valere 50, 60, 100 euro a chilo a seconda del tipo di nave che fate. Dipende sempre dal prodotto. Le navi passeggeri sono le navi più complesse e sulle quali la cantieristica italiana e europea è la più competitiva. Sono arrivato alle 5 e io ho finito la mia esposizione. Se ci sono domande, ancora sono pronto a rispondere. Vi ringrazio.